ha consentito di dire che questa è la tesi sostenuta dal Tribunale dei Ministri di Catania. Anche dalla Corte Costituzionale. La Procura di Catania sul caso Gregoretti, tanto sul caso Di Ciotti, chiede l'archiviazione. E sul caso della Gregoretti la Procura di Catania chiede l'archiviazione perché il fatto non costituisce reato. Cosa dice la Procura di Catania? In antitesi rispetto al Tribunale dei Ministri, dice che l'attesa di 3 giorni prima dello sbarco non può configurare né l'abuso di potere, né il sequestro di persona, né la privazione di libertà. Non c'è il sequestro perché vi era una procedura collegiale concordata con tutto il governo di distribuzione dei migranti, perché le persone vulnerabili vengono fatte, i migranti vulnerabili, 131 migranti vengono fatti sbarcare dalla Gregoretti, e perché tutti coloro i quali sono rimasti sulla nave sono stati sottoposti ad accoglienza. Mi sia consentito di dire anche una cosa, che è questa, che la Gregoretti interviene, e sulla quale viene fatto il trasbordo da parte di due imbarcazioni, di due motovedette della Guardia Costiera Italiana, perché ci sono due barconi in acque SAR maltesi in base alla convenzione di Amburgo e SAR, la responsabilità del soccorso in mare è di Malta che non lo fa, ci sono due imbarcazioni italiane che salvano 131 persone. Come può Salvini aver sequestrato 131 persone, stesse persone che allora, Salvini avrebbe siccome salvato? Manca l'elemento, lo dico a un ex magistrato, manca l'elemento soggettivo del reato. Avrebbe sequestrato persone che ha salvato. Mi sembra, abbastanza. Scusi, onorevole Molteni, così stanno le cose, Salvini riuscirà a convincere i giudici che lo dovranno giudicare, se mai si arriverà a un processo. Ma le volevo chiedere una cosa. Siccome in